Eccoci qui, ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano, 20 minuti come sapete in diretta la mattina e repliche nel corso della giornata. Oggi piccolo cambiamento di programma, doveva essere con noi il rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti per parlare di test sì, test no alla facoltà di medicina per un imprevisto. Il professor Tommasetti sarà con noi invece in diretta sabato prossimo, questo sabato. Oggi invece parliamo di un altro argomento che avevamo in scaletta, un argomento di quelli forti. Parliamo di uso, anzi di abuso di antibiotici, sia quando ci vengono prescritti dal medico, sia quando li prendiamo noi autonomamente, e sia se li assumiamo può capitare anche attraverso la carne degli animali a tavola. Sul rischio abuso di antibiotici c'è l'allarme dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e quello anche della Commissione Europea. Per parlarne con noi Augusto De Pascale, medico di famiglia, medico di base, medico della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Dunque, aumenta il consumo di antibiotici in Italia nel 2013 più 3,5%, i farmaci prescritti dal medico o presi dal paziente spesso in modo inappropriato, come ad esempio nella cura delle infezioni delle vie respiratorie, che nell'80% dei casi sono di origine virale e non batterica. Lo evidenzia il rapporto OSMED dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Gli indicatori di appropriatezza sugli antibiotici ad ampio spettro evidenziano che l'impiego di questi farmaci non necessari supera il 20% in tutte le condizioni cliniche, con particolare impatto per la laringotracheite 49,3% e la cistite non complicata 36,3%. Le regioni del centro Italia mostrano i livelli più alti di trattamento inappropriato dell'influenza e di raffreddore comune e di cistite appunto non complicata. Ma prima di entrare nel vivo della discussione con il nostro ospite, col dottor De Pascale, sentiamo questa breve osservazione del professor Concia, professor di malattie infettive dell'Università di Verona, sulle nostre abitudini. Pochi secondi, vi sentiamo. Purtroppo il medico ha spesso esagerato nel somministrare antibiotici, ma il punto nodale è che spesso li ha usati a dosi non adeguate. Dall'altra parte abbiamo anche il paziente che chiede l'antibiotico appena ha due linee di febbre, ma poi smette di prenderlo appena sta bene, oppure anche spesso sottodosa gli antibiotici. Non dimentichiamo anche che il paziente italiano è ai primi posti come autoprescrizioni di farmaci in generale e in particolare di antibiotici. Ecco, dottor De Pascale, quali sono le sue osservazioni? Bah, dice bene il collega, solo che lui probabilmente è più uno studioso che uno che sta in prima linea con noi, con i pazienti, in trincea, come diciamo noi. È vero, prima di tutto dobbiamo dire una cosa importantissima, che l'era antibiotica è l'era che ha salvato milioni di persone e salverà milioni di persone, in quanto che noi non dobbiamo dimenticare che nel secolo scorso, negli anni 20 si moriva per una broncopolmonite, quindi c'è stato proprio, questo ha cambiato proprio il modo di essere medici e il modo di essere pazienti e quindi il modo di guarire da tante tante patologie che prima erano fatali e letali. Quindi prima di tutto dobbiamo dire grazie all'antibiotico e dobbiamo dire grazie a chi lo ha inventato. Detto questo, è l'esatto opposto. Nel senso che si sta un pochettino esagerando, ma in che maniera si sta esagerando? Non come diceva il collega perché i pazienti ne fanno un abuso, ma perché, e questo se vuole ne parliamo dopo, ci viene dato in maniera impropria tramite i cibi. Quindi questo è uno dei problemi grandi. Un altro dei problemi veri è che i pazienti non ascoltano nemmeno il medico, eppure siamo nell'era tecnologica del telefono o addirittura dei telefonini, che non costa niente a un paziente fare una telefonata al proprio medico di riferimento e chiedere posso, non posso, devo o non devo, se non vogliono essere sottoposti a visita, perlomeno quello. Però noi non li vediamo né per sottoporre avviso, perché il farmaco si dà dopo la visita medica, non certamente come fanno molta gente per telefono, perché una volta che ci chiamano dicono venite un attimo allo studio o vengo io da voi e vi visitiamo. Ecco, secondo lo studio della Commissione Europea,
Soltanto il 34% di noi è consapevole che con gli antibiotici si curano solo le infezioni batteriche, ma non quelle da virus. È così, diciamolo, ripetiamolo, insomma. Sì, questa è una verità, come si dice, una verità vera. Purtroppo molte persone, non addetto ai lavori, quindi non medici o addirittura tutto il corpo infermieristico, non sa che c'è una differenza fra virus e batteri, che sono due famiglie che portano tutte e due a problemi grandi, però sono due famiglie completamente differenti. Mentre per i batteri noi abbiamo gli antibiotici, per i virus non abbiamo tutti questi farmaci, ce n'è qualcuno, ma certamente non della grandezza numerica degli antibiotici. Sì. E poi noi abbiamo ancora un'altra, mi permette di dirlo, cioè ci sono un'altra famiglia che sono i micofiti, quello che noi diciamo normalmente quando vengono dal medico, sì. Il fungo, il famoso fungo, e anche per quello abbiamo gli antimicotici. Quindi il vero problema comunque non è l'antimicotico, ma il vero problema è la differenziazione fra l'antibiotico che esiste ed è contro i batteri ed il virus, i virus che esistono e certamente non sono così tranquilli, tra virgolette, come possono essere i batteri. Ecco, noi continuiamo a consumare troppi antibiotici. 25.000 persone nel mondo muoiono ogni anno a causa della resistenza agli antibiotici. C'è oggi un test rapido, oppure possiamo ipotizzarlo, un test che diciamo in una ventina di minuti, cioè il tempo, come dire, medio di una permanenza di un paziente nella saletta di attesa del suo medico di famiglia, con cui il medico curante può distinguere se il suo paziente ha contratto un batterio oppure un virus e quindi dargli ovviamente la cura più adatta. Cioè c'è, non c'è, possiamo arrivarci? Beh, devo rispondere mio malgrado con un no secco, non c'è questo test. Perché sono i tempi che mancano. Sono i tempi che mancano, ma d'altronde ognuno di noi o la maggior parte di noi quando va a fare l'antibiogramma dall'analista, dal laboratorio, sa che ci vogliono 2 o 3 giorni per riconoscere qual è l'antibiotico adatto per la sua patologia. Bisognerebbe accelerare quei 3 giorni, insomma. Bisognerebbe accelerare tantissimo i 3 giorni. E poi, cioè, però, io mi permetto, devo fare un grido di speranza. Io quando più di 30 anni fa andavo all'università, iniziavamo a parlare fra di noi studenti, che poi siamo diventati medici, che c'era un apparecchio, così lo chiamavamo, una macchina, non sapevamo bene che cos'era, che era l'ecografo. E noi fra di noi ci parlavamo, eravamo meravigliati, è possibile che esiste qualcosa con le onde, che noi andiamo a vedere il fegato come sta, andiamo a vedere la milza, andiamo a vedere... Eravamo così, voglio dire, meravigliati e favorevoli. Sì, sì. Oggi è superato, sì. In tutti gli studi ci stanno, in tantissimi studi ci stanno, non in quelli di medicina generale, per un problema fiscale, ma se vuole questo è un altro argomento che ne potremmo parlare. Ci sta che è superato, ci sono le TAC, le risonanze, le PET, e quindi voglio dire, un po' di speranza io ce la metto e mi auguro che questa sua domanda, chiaramente provocatoria, sì, però ben posta, possa essere, non dico fra 30 anni, ma fra, sì, 5-10 anni, sì, una realtà, così eviteremo tante... antibiotici a largo spettro. Sì, sì. Sì, noi le vediamo nei film di fantascienza, insomma, quella contestualità tra la visita e la diagnosi immediata, no? Con tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di strumenti diagnostici da fantascienza, sì, che però forse fra qualche anno appunto non lo saranno più da fantascienza. Dunque c'è poi il problema degli antibiotici degli animali nelle catene alimentari, gli antibiotici come dire, ai polli, ai maiali, ai bovini, sono farmaci che le vediamo su YouTube, su Google, si somministrano per impedire l'insorgenza di malattie agli animali, ma spesso si abusa e da allora può succederci di assumere antibiotici a pranzo e a cena. Quanto pesa e quanto invece si esagera in questo allarme antibiotici negli animali, secondo lei? Che il problema ci sia è indubbio, è inutile nascondersi dietro un dito. Non lo esagererei, insomma, perché poi
sono ben controllati, sono sì, tutto dai medici, veterinari, c'è tutto un esercito che fa questo. Certamente il problema c'è. Perché c'è? Perché noi lo vediamo principalmente nei, come adesso lo stiamo vedendo in immagine per i maiali, che essendo un animale che mangia di tutto, ci crea molti più problemi rispetto a una mucca o rispetto ad altri animali. Poi bisogna stare attenti alle carni che provengano dall'estero, anche se anche quelle sono controllate, però... Sono le carni italiane sono molto più controllate. Le carni italiane sono molto, perché c'è la provenienza, cioè quando un animale è stato preparato, quando c'è tutta la storia dell'animale. La tracciabilità. Io non credo che dei paesi, qualche cosa che ci viene dal paese dell'est, e sono molti, sono così tracciabili, insomma, l'origine. Quindi sì. Che questi animali siano sottoposti a prendere degli antibiotici, ma questa è pure una garanzia per noi consumatori, è vero. E il vero problema è che questi possono, stando nel nostro organismo, nel nostro intestino, possono creare delle mutazioni e quindi praticamente avere nel nostro intestino delle resistenze o delle variazioni di risposta all'antibiotico quando noi lo andiamo a prendere. Sì. Mi spiego meglio, forse sono stato un po' così. Quando noi prendiamo un antibiotico, molte volte noi abbiamo il dovere, e lo facciamo tutti quanti, di chiedere al paziente: ma tu hai allergia al farmaco? Sì, hai mai preso questo o quel farmaco? In questo caso stiamo parlando dell'antibiotico. E il paziente molte volte ti dice: no, non l'ho mai preso questo farmaco. Allora tu sicuramente glielo prescrivi. Ma questo può essere non vero, perché qualche animale che lui ha mangiato ha preso già questo farmaco, e quindi noi potremmo avere la resistenza e quindi la non funzionabilità del farmaco. Sì. Questo è il concetto. Quindi il vero problema, e poi c'è un altro problema che è ancora più grave, ed è quello dell'allergia al farmaco. Sì. Perché come tutti sappiamo, la prima volta che tu prendi qualsiasi farmaco tu non diventi allergico, è la seconda volta che tu hai la reazione al farmaco. Sì. Allora anche tu dandolo una prima volta, come medico prescrivendo una prima volta questo farmaco, può succedere che lui lo abbia ingerito tramite gli alimenti e tramite le carni che lui ha mangiato, e quindi potrebbe scoppiare un'allergia. Ed è un problema abbastanza, questo è un problema molto molto complesso. Sì. Bene, e torneremo ancora su questo argomento che è molto delicato, molto controverso. Ma dobbiamo lasciarci con un segnale, un minuto, dottor De Pascale, quale segnale dare ai pazienti, ai nostri amici telespettatori sugli antibiotici? Allora, il problema grosso esiste ed è un problema vero. Sono tanti anni che è stata abbandonata la ricerca, perché la ricerca costa, la ricerca è tanta, e sono tanti anni che non viene fuori un nuovo antibiotico. Forse qualcosa sta venendo fuori in America, ci parlano di un farmaco che però noi in Italia non abbiamo ancora avuto, non lo utilizziamo, non conosciamo ancora di che cosa si tratta. Si tratta perlomeno da 20 anni che noi non abbiamo un nuovo antibiotico. E poiché e i virus e i batteri sono intelligenti, cioè loro variano e si adattano e creano resistenza ai farmaci. Quando non avremo più nuovi antibiotici per combattere questi batteri o virus che siano, come faremo? Sì. Allora a questo punto torniamo alla vecchia nostra vera scuola medica salernitana: mens sana in corpore sano. Sì. Dicevo. E soprattutto non prendere, lo diciamo tante volte, non prendere i farmaci autonomamente, da soli, automedicarsi, ma chiedere sempre, riferirsi sempre al medico, al proprio medico curante. Bene, grazie dottor De Pascale, grazie a voi. Per i suoi consigli, suggerimenti, grazie alla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Vi ricordo domani appuntamento con le politiche sanitarie. Con noi domani Ottavio Coriglioni, manager della sanità, vicepresidente regionale del gruppo Sanità di Confindustria Campania. Parleremo del recente riparto dei fondi alle regioni, con un incremento di oltre 300 milioni di euro per la Campania, ma con una spesa pro capite che in Campania resta tra le più basse d'Italia, e del fenomeno della migrazione sanitaria, un fenomeno sempre grave, sempre alto, con un saldo negativo
cioè di gente che va fuori a curarsi e quindi costringe la regione a pagare le altre regioni, dove la Campania è la peggiore d'Italia. Perché questo fenomeno quindi stenta ad arrestarsi? Quindi appuntamento domani da non perdere. Grazie ancora dottor De Pascale, grazie a voi per averci seguito da casa, buon proseguimento di giornata, in linea Carmine Marano in regia.